Ciao a tutti, buongiorno. La scorsa volta eravamo rimasti alle prese con il quarto giro, questo dei petali, cioè no, non eravamo rimasti alle prese con il quarto giro, avevamo terminato il terzo e oggi quindi dobbiamo andare a fare il quarto, cioè questo qui giallo dei petali. Questo giro non è che mi preoccupi più di tanto, è che presenta delle piccole insidie che secondo me sono facilmente superabili soltanto schematizzando la lavorazione. In particolar modo, io direi di procedere così. Individuiamo sul nostro lavoro dei punti. In questi punti io poi vi dirò le maglie che dovremo andare a fare. E successivamente le faremo insieme così da rendere la lavorazione il più semplice possibile. Allora, quali sono questi punti che dicevo di individuare? Iniziamo con questo qua. Questo è il punto che si trova tra due maglie basse, cioè la catenella che si trova tra due maglie basse nel terzo giro. Dicevamo infatti che c'erano una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa che precedevano il raggio, no? E quindi eccola qua la catenella e noi dovremo iniziare da qui. Spostandoci poi sul raggio, noi troviamo 6 archetti. Eccoli qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allarghiamoli tranquillamente perché poi andranno ad essere riempiti con le maglie, per cui non preoccupatevi, soprattutto il sesto. Che magari qui è ben evidente, però in altre parti potrebbe essere più nascosto, come ad esempio ecco qua, qui, dove bisogna andarlo un attimo a scovare. Questo perché era la catenella con cui giravamo, no? Per cui tende un attimo a chiudersi e quindi andiamo ad individuarla. Girando il raggio poi che cosa troviamo? Qui invece troviamo quelle maglie basse classiche, cioè semplici, quelle tranquille. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che si presentano come al solito. E poi abbiamo la catenella tra due maglie basse, la stessa situazione di qui. Che cosa dobbiamo farci? Quali maglie dobbiamo farci? Allora, in questo spazio dovremo andare a fare una maglia bassa. Passando sul raggio, nel primo archetto una maglia bassa, nel secondo archetto una mezza maglia alta, nel terzo una maglia alta, nel quarto una maglia alta, nel quinto due maglie alte nello stesso punto, quindi qui dentro faremo due maglie alte, nel sesto due maglie, scusate, nel sesto tre maglie alte nello stesso punto. Cioè qui dentro faremo 3 maglie alte. Girando facciamo la stessa cosa in maniera speculare, cioè nella sesta maglia bassa facciamo 3 maglie alte nello stesso punto, nella quinta facciamo 2 maglie alte nello stesso punto, nella quarta una maglia alta, nella terza una maglia alta, nella seconda una mezza maglia alta, nella prima una maglia bassa. Passiamo poi qui e facciamo una maglia bassa che rappresenta la fine del petalo, questo qua precedente, e l'inizio del petalo successivo. Quindi ripetendo, maglia bassa sul raggio, sul primo archetto una maglia bassa, sul secondo una mezza maglia alta, sul terzo una maglia alta, sul quarto una maglia alta, sul quinto due maglie alte, sul sesto tre maglie alte. Girando sulla sesta maglia bassa 3 maglie alte, sulla quinta 2 maglie alte, sulla quarta una maglia alta, sulla terza una maglia alta, sulla seconda una mezza maglia alta, sulla prima una maglia bassa e qua una maglia bassa. Andiamo ad agganciare quindi ora il filo e facciamo che cosa? La prima maglia bassa, che in questo caso è rappresentata da una catenella, perché la prima maglia bassa del giro viene sempre sostituita da una catenella, come abbiamo detto la volta scorsa. Nel primo archetto facciamo una maglia bassa. Nel
Nel secondo archetto dobbiamo fare una mezza maglia alta, quindi prendo il filo, punto l'uncinetto, tiro fuori il filo, ho questi tre occhielli, prendo il filo e lo passo contemporaneamente in tutti e tre gli occhielli. Ecco, così si fa la mezza maglia alta. Nel terzo archetto devo fare una maglia alta invece normale. Quindi ecco una maglia alta. Nel quarto devo fare un'altra maglia alta. Nel quinto devo fare invece due maglie alte, quindi una e due. Nel sesto archetto devo fare tre maglie alte. Lo trovo bene, eccolo qui, e faccio tre maglie alte. Una. Due. E tre. Ecco qua. Giro e specularmente faccio la stessa cosa, cioè nella sesta maglia bassa devo fare tre maglie alte nello stesso punto, quindi una, due. Nella quinta devo fare due maglie alte nello stesso punto, quindi una e due. Nella quarta devo fare una maglia alta, eccola. Nella terza una maglia alta. Nella seconda faccio una mezza maglia alta, eccola qui, nella prima una maglia bassa. Poi vado in questo spazio qua con l'uncinetto e faccio una maglia bassa. Ecco qua la storia. Non è difficile, basta solo individuare i punti e mettere le maglie in questi punti specifici. Ok, rifacciamolo un'altra volta, così magari se sono sfuggite, se qualche particolare è sfuggito, cerchiamo di recuperarlo. Allora, maglia bassa iniziale, qui era la finale, però per quest'altro metodo, rappresenta la maglia bassa iniziale, quindi non la dobbiamo rifare. Dobbiamo fare quella invece sul raggio, quindi una maglia bassa sul primo archetto del raggio. Sul secondo archetto dobbiamo fare una mezza maglia alta, eccola. Sul terzo dobbiamo fare una maglia alta, normale. Sul quarto dobbiamo fare una maglia alta, normale. Sul quinto archetto dobbiamo fare invece due maglie alte nello stesso punto, quindi una e due, sempre nello stesso punto. Invece nel sesto archetto, eccolo qua un attimo nascosto, dobbiamo farne tre maglie alte, quindi nello stesso punto. Lo cerco bene, ecco qua, no. Eccolo, e ne faccio tre. Una, due, bene. Specularmente, altre tre, cioè nella sesta maglia bassa, tre maglie alte, quindi una. Due,
Nella quinta 2 maglie alte nello stesso punto, una, e due. Nella quarta una maglia alta, nella terza una maglia alta, nella seconda una mezza maglia alta, eccola qui, nella prima una maglia bassa. E poi la maglia bassa sul punto qui. Ecco, abbiamo fatto 2 petali. Ecco. Facciamo la stessa lavorazione sugli altri 6 raggi e poi arriviamo qua per unire il lavoro.